un secondo, cioè, nel mio caso, nel caso del boomerang, non sono stato io a cercare l'idea, ma è l'idea che ha cercato me. Mi ricordo anche esattamente il giorno e il luogo in cui l'idea è venuta a trovarmi. Stavo sulla pista ciclabile, perché io, per tenermi in forma, visto che c'ho una certa età, vado in bicicletta tutti i giorni, stavo all'altezza del Ponte Milvio, e a un certo punto, proprio quella che si chiama l'ispirazione, cioè in 3 secondi ho avuto chiarissima la storia, cioè mi è venuta l'idea, e in quel momento avevo già chiari tutti i principali snodi narrativi della vicenda, e mi sono detto, cazzo, questa è una bella idea, devo scrivere. Sono tornato a casa e ho cominciato a scrivere subito leggendo 10 pagine, cioè è stato proprio un'ispirazione, anche senza la trama è stato facilissimo. Il problema è stato scriverlo per rendere credibili i personaggi, per dare uno spessore psicologico a queste figure, e non è stato facile, perché quando non sei, cioè, più avuto un'esperienza come scrittore di cinema, ma scrivere un romanzo è tutta un'altra cosa, è molto più complicata, e ci ho messo un sacco di anni, dico la verità. E dici quanto? 7 anni. 7 anni, infatti la mia opera che è stata in ciclabile risale al 2012-2013. E non è stato facile per niente, ho scritto il libro, l'ho buttato giù, lo facevo leggere e mi dicevo sì, l'idea è carina, però sono un po' troppo banali i personaggi, cioè confrontarsi con una storia che sia credibile dal punto di vista letterario è una cosa difficilissima quando tu non hai mai scritto un. Hai fatto un percorso da scrittore poi in realtà, perché io quando mi è stato proposto il tuo libro, te l'ho detto anche in trasmissione, la prima cosa ho pensato è, vabbè, è un classico, magari è anche un bel libro, però il personaggio televisivo a cui viene proposto, dai, scrivi un libro. Cazzo, non c'ho un'idea, me la faccio venire adesso, mi invento qualcosa. Te è stato il contrario, è stato un percorso da scrittore. A me non mi ha proposto nessuno, cioè proprio zero. Sì. È spuntata la Salani, che miracolosamente mi ha pubblicato il libro, ma in un momento in cui ho già rinunciato, effettivamente, perché nessuno mi ha chiesto di scriverlo, a nessuno gli fregava niente di pubblicarlo, me l'ho già messo un po' nemmeno in faccia, e poi ce l'ho. La domanda è proprio nulla di particolarmente eclatante, si legge purtroppo molto molto poco, chi ti ha fatto fare l'idea? No, nel senso, si è perso un po' forse il valore della scrittura, e credo che questo, non voglio fare il passatista, i social hanno accelerato molto, ne parlavamo anche in trasmissione, questo processo, nel senso che si tende molto a concentrare su brevi battute il nostro pensiero, non c'è più la voglia di rielaborare. Sì, perché adesso va la scrittura sintetica, quindi è difficile che ci sia qualcuno che vuole trovare il tempo per leggere un romanzo che in media è composto da 200 pagine, e quindi da parte di chi legge c'è adesso una grande fede nei confronti di chi ti propone quella storia, in un momento storico in cui si comunica con WhatsApp, sui social, con dei testi che al massimo già hanno 20-30 parole. Fanno invece di formine, di smartphone, eccetera, in qualche modo in maniera diversa, cioè ne hai tratto letteratura, o meglio, il protagonista ne ha tratto letteratura, ed è un passaggio interessante perché è un po' l'opposto di quello che invece succede, diciamo, nella quotidianità, dove tutti noi riceviamo messaggi con A senza l'H, apostrofi sbagliati, cose, insomma, no? Neologismi. Perché in questo caso il protagonista, attraverso lo strumento tecnologico che è appunto il messaggio WhatsApp, scopre che le parole contenute in questi messaggi hanno una forza e una potenza addirittura letteraria, tanto da carpirle e portarle sulla pagina e scrivere il suo libro, lui che invece vuole fare lo scrittore non avendo alcun talento, perché lui è uno che vuole fare lo scrittore, ma c'è un piccolo particolare, non sa scrivere, nonostante sia un lettore, è uno che non c'ha talento, però scopre che il vero talento è nel linguaggio delle donne. Ha tutta una serie di circostanze folli, pazzesche, nelle quali sarà coinvolto, che non sveliamo, però il protagonista mi è sembrato molto atipico, dicevo, perché non è il classico eroe, diciamo così, anzi in certi casi potrebbe essere un antieroe, nel senso che è un, in alcuni tratti è proprio il classico, più che altro un antagonista, cioè che tu hai in qualche modo costruito dall'inizio e poi nello snodo centrale del libro, che è quello che abbiamo raccontato, quando esce il suo romanzo, il suo primo romanzo, e poi verso la conclusione ancora con un'altra svolta particolare. Sì, perché come dicevi tu, lui è un antieroe, cioè lui per una buona parte del romanzo è un miserevole fondamentalmente, cioè è una persona che vuole raggiungere un obiettivo molto più grande di lui, capisce che non è in grado e utilizza un'azione disonesta per arrivare al suo obiettivo, una crescita che lo porterà verso la fine del libro, al termine della vicenda, a scoprire veramente chi è se stesso e cosa vuole veramente, cioè si libera da quelle impalcature, di quelle fisiche che affondavano nella sua adolescenza, la adolescenza un po' triste, perché lui è un personaggio che
15 anni, molto timido, non c'è una ragazza, l'unica compagnia sono i libri, e questo lo fa costruire un'impalcatura che al termine della vicenda si sgretola e fa uscire veramente il vero personaggio, la vera persona che è vero.